un grande onore per voi. Il messaggio di Papa Celestino, messaggio di perdono, ben si inquadra questo riconoscimento alla vostra comunità. Sì, noi anche siamo veramente onorati, tra l'altro questo premio viene assegnato in occasione del 50° della comunità di Sant'Egidio, che appunto nasce a Roma nel 1968, ed è un messaggio, quello che viene dalla perdonanza, che un nuovo inizio è sempre possibile, anche nelle situazioni più difficili, più ingarbugliate, più intricate, è sempre possibile un nuovo inizio. Così come fu un nuovo inizio quello di Sant'Egidio nel lontano 68, dove Andrea Riccardi, che allora aveva 18 anni, mosse i primi passi in questa primavera della Chiesa, che era il Concilio Vaticano II, e andò nelle baracche di Roma, più di 100.000 persone che abitavano nelle baracche, e quindi con la Bibbia e nell'amicizia con i poveri Sant'Egidio mosse i primi passi. Dottoressa, un riconoscimento importante che date oggi alla comunità di Sant'Egidio, perché avete scelto proprio loro? Questo premio, che è alla 16ª edizione, viene assegnato a persone o associazioni che si siano particolarmente distinte a livello nazionale. Quest'anno è stato assegnato alla comunità di Sant'Egidio, che per le sue molteplici attività in Italia e nel mondo a favore dei più deboli, della cooperazione e della pace, si è particolarmente distinta ed è nota a tutti. Presidente, un messaggio in linea con il messaggio di Celestino: siamo in piena perdonanza, voi assegnate ogni anno questo premio a delle persone che si sono distinte. Ecco, la comunità di Sant'Egidio rispecchia perfettamente poi i principi, l'eredità lasciata da questo Papa. Assolutamente sì. Il perdono di Celestino V è un perdono che nasce dal cuore, attraverso la fede avvicina l'uomo a Dio, quindi è concesso a tutti solo a condizione che chi lo riceve si penta dei propri peccati. Analogamente, diciamo, l'opera della comunità di Sant'Egidio si avvale della solidarietà, che è come il perdono di Celestino V, cioè è rivolta a tutti coloro che siano in difficoltà, a prescindere dalla razza, dalla religione, dalle idee politiche. Quindi c'è questa comunanza tra il perdono e la solidarietà della comunità di Sant'Egidio, che rende vivo questo premio e accomuna le due opere.